Quinta festa provinciale di USB Taranto, uno slogan, il solito, che tocca davvero le coscienze. Noi non dimentichiamo tanti momenti, momenti di dibattito sulla situazione occupazionale, sulla tutela dei diritti, momenti così di intrattenimento, di svago. Siamo con Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto di USB. Tanti dibattiti, dicevo, innanzitutto quello appunto sui lavoratori in AS e sull'appalto, una situazione davvero catastrofica con dei tagli annunciati raccapriccianti. Sì, quinto appuntamento della festa USB tradizionale, noi non dimentichiamo, dedicata a tutti coloro che hanno perso la vita a seguito di incidenti sul lavoro o a causa del lavoro che hanno svolto, che svolgono. Quindi la festa dei lavoratori. In questa festa, tra le altre cose, si parlerà di tutto quello che sta accadendo in questo momento nell'appalto ILVA, dove si rischia, tra l'altro, come dire, la continuazione di quello che è un film che oramai da un anno, come dire, va in onda a Taranto. Arriva la multinazionale e invece di portare, come dire, miglioramenti nella città, di fare investimenti, di migliorare le condizioni della fabbrica, di rendere migliore la vita dei lavoratori all'interno di quella fabbrica, ne peggiora nettamente le condizioni sia dal punto di vista della sicurezza, addirittura mettendo in discussione anche e soprattutto, come dire, i già miseri contratti che i lavoratori hanno all'interno della fabbrica. Per un'azienda, la Castiglia, si paventa un taglio di 500 posti di lavoro. No, allora, aziende come Castiglia, Chemopool, Quadrato, aziende storiche, sono completamente sparite dai radar di ArcelorMittal. Frutto di che cosa? Frutto di un gioco che Arcelor ha messo in campo basato sul massimo ribasso, cioè hanno affidato appalti al 20, 30, 40% in meno rispetto a quanto venivano affidati prima. Chiaramente chi ha vinto l'appalto tendenzialmente tenterà di scaricare sulle spalle dei lavoratori. Quindi c'è un peggioramento della condizione dei lavoratori, c'è questa società satellite, noi la chiamiamo così, che pare essere una figliastra di Arcelor, che mette piede all'interno di quella fabbrica. Secondo noi lo schema è azzerare completamente l'appalto locale, ridurre ai minimi termini i numeri dei lavoratori nell'appalto e poi, come dire, fare una sorta di Arcelor 2 nell'appalto locale. Parlare di unità sindacale diventa molto difficile, viste certe posizioni ambigue, strane, di CGL, CISL e UIL, UGL, quindi FIM, FIOM e WILM, delle posizioni per certi versi a lungo filo aziendaliste e poi d'improvviso cercano così di farsi vedere di nuovo vicini ai lavoratori. Allora, c'è un problema di fondo. L'unità sindacale già non era vera quando c'era più o meno, come dire, un'idea di ILVA uguale per tutti. Noi poi abbiamo dichiarato a tutto il mondo che la nostra organizzazione non è più disponibile, come dire, a parlare di ILVA aperta a quelle condizioni. Quello stabilimento in questo momento va chiuso perché è uno stabilimento, come dire, che mette continuamente in pericolo la vita di chi ci lavora all'interno e di chi sta all'esterno. Noi abbiamo dato una linea di credito ad Arcelor che è durata un anno. Arcelor ha ripagato questa linea di credito tradendo tutte le promesse e le aspettative che ha fatto. Per quanto ci riguarda non c'è più ragionamento. Ora la politica, come dire, deve fare un passo in avanti, deve avere il coraggio e la forza di mettere in campo alternative a quella fabbrica, perché il rischio vero è che noi continuiamo a parlare di lavoratori che muoiono all'interno di quella fabbrica perché la fabbrica è obsoleta, di gente che continua a perdere il posto di lavoro, perché sta accadendo anche questo, il paradosso è questo, no, dell'ILVA. Cioè uno dice, vabbè, si rischia la vita, ma quantomeno stiamo dando lavoro. Non è manco così. Appunto. No, c'è già uno scambio, come dire, che non si dovrebbe fare in un paese civile, ma adesso non capita manco quello. Cioè sta capitando che tu arrivi là dentro, rischi la vita e la gente, come dire, continua ad andare fuori. Tra l'altro parliamo di lavoratori che non guadagnano manco 1000 euro al mese per lavorare in uno, secondo me, dei posti di lavoro peggiori sulla faccia della terra.